cari amici del canale, oggi vi porto in un nuovo video nel mio canale tratto di trekking, di fotografia e di escursioni in montagna sia nel periodo estivo che nel periodo invernale. Oggi sono a Misurina in un posto meraviglioso e vi farò vedere un anello molto bello da poter fare sia a piedi che con gli sci d'alpinismo che con le ciaspole. Seguitemi fino alla fine e se volete avere ulteriori approfondimenti andate a visitare il mio sito internet andreacostagallery.com dove ci sono tutte le descrizioni di questi trekking che effettuo e le fotografie in alta risoluzione. Ma non perdiamoci oltre e iniziamo con questo nuovo video. Ciao a tutti! La neve è veramente perfetta, ci troviamo in una location particolarmente incredibile, sono a Misurina e ha nevicato questa notte, per cui guardate che meraviglia, questi alberi ricolmi di neve che sono proprio accarezzati da questo manto nevoso che rende il tutto veramente molto suggestivo. Ma guardate anche la bellezza di questo sole in controluce che crea queste velature nel cielo sicuramente affascinanti. Non riesco a quantificare la quantità di neve caduta perché ce n'era già di precedente, ma credo che un 20-30 cm li abbia sicuramente fatti durante questa buia notte avvolta dai fiocchi di neve che scendevano incessantemente fino alle 3 del mattino. Dietro a questi meravigliosi pini e abeti possiamo scorgere in lontananza i Cadini di Misurina. Guardate il Sorapis, che meraviglia! Qui sono nella strada che mi porta in direzione del Monte Piana e sono partito dal lago di Misurina. Guardate, lì in fondo c'è l'altare della patria, meraviglioso. E qui davanti a me un bosco completamente innevato, è veramente fantastico. Guardate che tinte incredibili e che contrasti molto particolari. Guardate dove sono adesso, sto facendo un bellissimo sentiero che ci porta dalla strada che va verso Montepiana in direzione del lago Antorno che si trova sopra Misurina, dove arriverò fra poco e vi farò assaporare un paesaggio e un panorama incredibile. Questo qua è un bellissimo percorso che si può fare anche senza le ciaspe in questo momento perché la neve c'è ma non è eccessiva. Davanti a me c'erano due scialpinisti e le condizioni sono veramente eccezionali, è bellissimo. Fra poco mi fermerò a mangiare un bel panino preparato per l'occasione. Mi porto sempre anche del tè caldo in un termos per avere sempre qualcosa da mangiare e qualcosa da bere di caldo. Guardate che bella luce che c'è qui. Sta proprio pennellando il sottobosco e le cortecce di questi pini meravigliosi. Guardate, qui abbiamo pini, tanti abeti e ormai i larici ci hanno abbandonato perché siamo ad alta quota. Guardate che meraviglia. Questo percorso è bellissimo da fare anche di notte con le torce frontali. Si indossano gli sci alpinismo e si può fare veramente una gita incredibile che vi consiglio di provare a fare almeno una volta nella vita. Le suggestioni che si creano in un ambiente naturale così meraviglioso sono veramente indelebili. Un'altra esperienza secondo me da fare almeno una volta nella vita è arrivare in luoghi come questi e cimentarsi in una bella passeggiata con le ciaspole o con gli sci d'alpinismo, però mentre nevica, quindi
Una delle esperienze più belle che ho fatto è stata proprio una passeggiata di notte con la neve che scendeva. C'era un silenzio incredibile e era tutto molto molto bello e affascinante. Guardate che meraviglia dietro di me, che cosa si apre, è incredibile questo posto qua. Qua siamo nelle Dolomiti di Auronzo di Cadore e di Misurina, che ricordo a tutti sono patrimonio dell'umanità UNESCO, provincia di Belluno, Dolomiti. Fra poco arrivo al lago Antorno, che si trova esattamente sopra Misurina. Manca veramente poco, continuate a seguirmi perché credo ne valga veramente la pena. Poi mi fermerò per effettuare anche qualche scatto fotografico. Ho con me la Nikon D750 e oggi voglio provare ad utilizzare il 14-24 tra le varie ottiche che mi sono portato appresso per cercare di inquadrare un ampio panorama. Sta anche spuntando un tiepido sole che prima si era un po' offuscato, per cui vediamo un po' quello che riesco a fare. Cari amici del canale, guardate che meraviglia, che posto incredibile, qui veramente è un grandissimo privilegio essere qui per me oggi. Guardate, questa è la strada che dal lago Antorno porta verso le tre cime di Lavaredo e fra qualche istante vi farò vedere lo scorcio che si vede dal lago Antorno con il Sorapis alle sue spalle. Ma guardate i Cadini di Misurina, il lago Antorno e il Monte Sorapis. Che meraviglia! Ebbene sì, ora mi fermo e faccio un po' di ristoro. Abbiamo un ottimo panino da mangiare, guardate, dietro di me. Che spettacolo incredibile, veramente sensazionale. Piccola pausa e riprendiamo subito. Qui il paesaggio è veramente qualcosa di fenomenale. Ora farò il giro del lago e poi torno indietro per andare in direzione delle tre cime di Lavaredo, dove c'è un altro bellissimo scorcio da poter assaporare, ma soprattutto guardate qui, abbiamo una distesa di piante che sono veramente incredibili, che lambiscono questo lago di montagna che è mozzafiato, veramente conosciuto in tutto il mondo per la sua bellezza. E proprio qua sotto c'è Misurina. Bellissimo questo abete rosso, guardate come si apre verso il cielo e che meraviglia, dal basso verso l'alto, veramente incredibile. E guardate gli aghi, caratterizzati proprio dal fatto di arrotondarsi attorno ai loro rami. Ma guardate, cari amici del canale, da questo scorcio mozzafiato le tre cime di Lavaredo con il lago Antorno, e girandomi abbiamo tutti i Cadini di Misurina e in lontananza il Sorapis. Passeggiare in questi contesti è a dir poco fantastico. Adesso continuo a fare un breve sentiero che mi porta dall'altra parte del lago e vediamo se anche da lì trovo qualche scorcio interessante, ma sicuramente lo troverò. Beh, cari amici del canale, che dire, anche per oggi questo video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto, abbiamo fatto una bella escursione e sono riuscito anche a fare qualche fotografia che mi ha dato particolare soddisfazione.
Noi ci vediamo sabato prossimo, sempre sul canale YouTube Andrea Costa Gallery. Ma se volete approfondire i contenuti di questo trekking e vedere tutte le fotografie realizzate, andate sul mio sito andreacostagallery.com, dove potrete trovare molti contenuti interessanti di approfondimento. Seguitemi su Instagram e anche su Twitter. Vi saluto, buon anno a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti!